seguito alla convocazione del Consiglio Comunale in data 12/6/2015 alle ore 10 presso la sala consiliare del municipio, il primo argomento all'ordine del giorno è l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti sindaco e consiglieri comunali, con valida degli stessi ed eventuali sottoscrizioni. Visto il verbale del seggio elettorale delle sezioni unite con la presidenza della prima sezione, risultano eletti nelle consultazioni elettorali del 31 marzo 2015, i cui risultati sono stati resi noto con manifesto affisso nei luoghi pubblici in data 4/6/2015 e pubblicati all'albo pretorio. Risultano eletti dottor Vito Garrante con la lista numero 5 in Unione, eletto consiglieri eletti di maggioranza con la lista numero 5 l'Unione, parente Gabriella, parente Giovanni, Centiello Teresa, Vaio Marcello, Raimondo Giuseppe, Simone Angela, Palazzo Pinito, Zampone Domenico. Consiglieri di minoranza con la lista civica numero 3 Nuovi Orizzonti, Federico Conte, Petrella Orsolina. Consiglieri di minoranza con la lista numero 2, Senso Civico, Petrella Enrico e Carlino Pasquale. Visto il verbale della commissione dei presidenti di seggio, cioè il presidente chiede se ci sono motivi ostativi all'eleggibilità o alla candidabilità dei funzionari eletti in questa tornata elettorale. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è il giuramento del sindaco eletto nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015. Visto il precedente verbale in data odierna, con il quale in relazione al disposto dell'articolo 41 l'ordinamento delle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, si è dato corso alla convalida dell'elezione del sindaco e dei consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 21 maggio 2015. Visto il disposto dell'articolo 50,11 del testo unico 267/2000, che testualmente recita che il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica.
spalle in maniera esemplare. È stata una competizione elettorale molto seria. E voglio ringraziare soprattutto alle modalità di svolgimento di questa competizione elettorale, dove per la prima volta abbiamo notato una cosa, che tutti quanti noi politici ci siamo messi al di là delle sbarre, senza arrivare vicino al seggio elettorale. È stata una manifestazione di maturità politica, è stato un momento in cui si è capito che il voto deve essere libero, un voto deve essere un voto che viene scelto dalla gente, e credo che così sia stato in questa competizione elettorale. Io voglio ringraziare veramente tutti, perché questa tornata elettorale ci ha sancito finalmente, proprio nel giorno 2, giorno della Repubblica, un ritorno alla democrazia e un ritorno al voto eletto dal popolo. Per cui in questa sala consiliare, dove mancava un'ordinanza consiliare da circa 3 anni, finalmente il popolo riesce ad avere i propri eletti e riesce ad avere i propri rappresentanti a cui fare le richieste molto particolari, delle richieste che a noi ci giungono in continuazione. Sono delle richieste di fare il bene comune di questo Paese. E a noi ci ha dato questa responsabilità, ci ha dato questo onere importante che io in prima persona e tutta l'amministrazione sicuramente non vogliamo deludere i cittadini. I cittadini si aspettano da noi una parvenza di qualcosa, cioè noi vogliamo fare in modo che questo comune ritorni ad essere un comune che in provincia di Caserta deve risalire di nuovo ai vertici, deve avere quell'importanza che gli spetta in ambito territoriale, un comune che deve interagire con le istituzioni, soprattutto con tutte le istituzioni, a partire dalla prefettura alle forze dell'ordine, dalla regione alla provincia, dai comuni vicini ai comuni che comunque ci hanno manifestato in questa campagna elettorale e anche dopo la campagna elettorale, manifestazioni di stima e di apprezzamento. Cioè noi possiamo dire in questo momento che il nostro comune ha ricevuto l'attenzione di tanti sindaci della provincia di Caserta e da tante forze politiche, e questo è il primo segnale che in questo momento io mi sento di dare alla cittadinanza. Vuol dire che questo comune di Grazzanise ha l'importanza territoriale e l'importanza strategica nella provincia di Caserta. E poi voglio dire ancora un'altra cosa. Appena dopo le elezioni mi è stato conferito da Agnese Ginocchi del comune di Cancello Arnone un riconoscimento che io ho apprezzato veramente di più. Cioè mi è stato dato il riconoscimento di sindaco della pace, e noi vogliamo portare realmente la pace sociale in questo comune. Perché solo con la pace sociale, solamente con il riconoscimento dei ruoli, il riconoscimento delle condizioni istituzionali, noi riusciamo a creare delle cose che porteranno per il bene del Paese. Altrimenti noi non andiamo da nessuna parte. C'è bisogno di collaborazione. Se si va veloci non si va da nessuna parte. C'è bisogno di andare piano. C'è bisogno in questo momento di ponderare, c'è bisogno in questo momento di fare delle valutazioni serie, delle valutazioni oculate, ma soprattutto c'è bisogno di fare le cose una sola volta e fatte bene. Noi non vogliamo fare, non vogliamo strafare, vogliamo fare le cose fatte bene, ed è questa la cosa fondamentale, perché le cose fatte bene durano, vengono realizzate più rapidamente e soprattutto danno veramente l'importanza nel corso degli anni anche alle persone più giovani che sono presenti qui in questa sala in questo momento, e per le quali arriva un mio saluto e soprattutto un
giovani, noi vogliamo lasciare un segno in questa cittadinanza, vogliamo lasciare un segno in questo paese. E poi voglio dire un'altra cosa, cioè questa amministrazione nasce dopo uno scioglimento. Questa amministrazione saluta in questo momento i commissari straordinari che sono stati in questo comune, il viceprefetto Migliorelli, il viceprefetto 40 e il responsabile economico-finanziario, il dottore Aurelio. In questi due anni e più loro hanno svolto dei compiti istituzionali in questo comune, mi hanno lasciato un resoconto delle cose fatte, mi hanno lasciato un resoconto delle cose incomplete, un resoconto delle cose da completare. E seguendo questo principio, cioè questo vademecum che mi è stato lasciato personalmente, io ritengo di proseguire nella stessa direzione lasciata dalla Commissione straordinaria e di portare avanti soprattutto alcuni punti fondamentali che sono l'interessamento ai beni confiscati, la lotta alla corruzione, la partecipazione alla stazione unica appaltante allargata. Allargata vuol dire che non quella semplice, ma dove i funzionari della stazione unica appaltante vengono a predisporre anche gli atti propedeutici. E successivamente fare affidamento sempre alle short list della prefettura. Se questo sarà il modo di fare e se questo sarà il modo di procedere di questa amministrazione, sicuramente noi abbiamo posto le condizioni in questo momento iniziale di poter amministrare per questi 5 anni e di non avere problemi in questo comune, perché le commissioni straordinarie fanno delle cose ma molte volte abbandonano i problemi dei cittadini. Invece le amministrazioni stanno molto più vicino ai cittadini e quindi è in questo senso, in questo obiettivo che noi vogliamo proseguire questo modo di amministrare. Grazie. Raimondo Giuseppe, nato a Capua il 14 agosto 1963,
Parente Gabriella, nata a Caserta l'8 febbraio 1972, e Simone Angela, nata a Grazianese il 29 agosto 1980. Nomina altresì il vice sindaco del comune, il signor Baio Marcello. Dato corso alla compagine dell'elezione del sindaco e dei consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 31 maggio 2015. Visto il precedente verbale di chiusura, il dato di erba con il quale in relazione al disposto di cui all'articolo 50.11 del citato decreto legislativo 267/2000 è stato preso atto del giuramento del sindaco. Visto l'articolo 39 dello stesso testo unico 267/2000 che testualmente recita, articolo 39, presidenza dei consigli comunali e provinciali. I consigli provinciali e i consigli comunali di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti tra gli altri poteri di convocazione e direzione dei lavori. Bianca.
questa via, no, dopo. Palazzo Benito. Palazzo Benito. Bianca. Prioritario che dobbiamo tenere è quello di non tradire le aspettative di
benessere e sviluppo della nostra comunità, garantendo sempre politiche sociali e pubbliche vicine al cittadino. Soprattutto per quello, nell'esercizio delle mie funzioni, tenderò ad una Presidenza del Consiglio forte e libera, forte per essere capace di dire no quando le situazioni lo richiederanno e libera da condizionamenti, in quanto la mia unica direzione dovrà essere quella dell'interesse di Grazianese e del prestigio del Consiglio Comunale. Mi conforta la certezza, pur nel valore della diversità di opinioni, di essere affiancata dalla vostra lealtà, correttezza e collaborazione e di essere supportata dalla competenza e professionalità degli uffici e dei dirigenti comunali. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia persona. Sarò un primus iter pares. Tenderò nel tempo del mio mandato a rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandomi al massimo perché possa essere dato un maggior risalto alle sedute del Consiglio Comunale, per riavvicinare la gente alla politica e per far comprendere che la politica dipende dal comportamento di coloro che la esercitano. Per questo, ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea. Come ampiamente ribadito nel corso della campagna elettorale, credo che un ruolo importante non solo in questo Consiglio, ma per l'attività che siamo chiamati a svolgere, possa e debba essere assunto dai giovani, pure presenti in quest'Aula, ma anche da quelli che comunque ci sostengono e assieme a noi hanno portato avanti un ambizioso progetto di rinnovamento. Ed è proprio alla loro freschezza, alla loro ingenuità, alla volontà, agli stimoli che daranno, alle delusioni che non vorremmo mai dare, che mi affido e mi ispirerò nello svolgimento dei miei compiti e delle mie funzioni, nella convinzione di poter contribuire a lasciare e affidare con loro una città migliore di quella in cui oggi viviamo. Dobbiamo e vogliamo porci l'obiettivo di valorizzare le loro capacità individuali ed il loro talento in ogni settore e ambito disciplinare. Certamente, quello attuale non è un periodo facile, caratterizzato com'è da varie criticità e fragilità. C'è una crisi di portata nazionale ed internazionale da affrontare. Ci sono decisioni forse impopolari, a volte inevitabili e comunque dolorose da prendere. Ci sono situazioni critiche di sistema. Ci sono battaglie difficili da affrontare che possono essere meno difficili se le si affronta con la forza della ragione e dell'unità del territorio, quindi con sforzi comuni. È nostro dovere cercare di adoperarci per far fronte alle necessità che, di volta in volta, si presenteranno e per alleviare le angosce e le sofferenze di molti concittadini. Mi riferisco in particolare agli anziani, che sono le radici della nostra storia, anche personale, ma che oggi rischiano di diventare una preoccupazione sempre più importante per le famiglie, che a loro volta devono affrontare difficoltà sempre maggiori. Ad essi dobbiamo prestare assistenza e servizi sociali efficienti. Alle donne, per assicurare la loro piena inclusione in un ambito della vita lavorativa e di quella sociale, offrendo loro strumenti idonei a conciliare la vita familiare con il lavoro e la condivisione di quelle responsabilità legate alla maternità e alla famiglia, e ai disoccupati e o a coloro che sono in cerca di occupazione, cercando di creare sinergie, collaborazioni, promuovendo o agevolando politiche di accesso al lavoro e alla vita sociale, o le condizioni create o per cercare le condizioni per avere. A tutti i concittadini, favorendo la comunicazione non formale tra amministratori e cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alla vita e alla gestione e alle decisioni che riguardano la nostra città, ai più fragili e a chi di loro, per vari motivi ci è vicino, molto vicino in questi tempi, e alle associazioni giovanili e non, più o meno istituzionalizzate, che spesso sono state lasciate sole e con enorme sacrificio hanno supplito a compiti che dovevano essere delle varie istituzioni. Oggi ci attende una nuova avventura istituzionale, cittadina e perché no anche personale. Raccogliamo le energie positive, l'entusiasmo e la voglia di fare per una prospettiva diversa, consapevoli peraltro delle difficoltà che pure ci sono e che dovremo affrontare. In questo accompagnati da qualcosa di più importante, mai urlato ma sempre detto, da ideali, da valori, da sentimenti, da ricordi e anche da presenze personali, che ci sono e che ci saranno comunque sempre di aiuto. E ai quei insegnamenti possiamo affidare il nostro principio. La mia porta, la mia disponibilità per tutti.
tutti i cittadini e per tutti i consiglieri sarà sempre aperta. Ringrazio tutti e auguro a tutti un buon lavoro. Da 8 componenti effettivi e 8 supplenti negli altri.